credo che al suo posto verrei, quindi io non capisco, però mi sembra che la cura che sta facendo la 7 la faccia anche ad altri, cioè non è una leader presenzialista in TV. Dopodiché credo che sia una frase da campagna elettorale, porta avanti la sua polemica perché lei è persuasa e non ha tutti i torti che la maggior parte del mainstream sia contro di lei, e quindi questo è uno dei suoi cavalli di battaglia. Poi se tu lo chiedessi a me, io non so perché non vuole venire alla 7. Certo, la 7, io che ne sono un diciamo così un telespettatore assiduo, non gli fa molti sconti, non gli fa molti sconti, no? Mi sembra che... Ma mica, scusami, mica è un supermercato questo qua, però, scusami. Politica. Ma questo non è un supermercato, qui gli sconti si fanno le domande, certo, poi in generale ognuno ha la propria posizione. Hai perfettamente ragione sugli sconti, diciamo, ogni tanto, non tu, non la tua trasmissione, ma ho visto degli attacchi un po' pretestuosi e ho visto delle cose piccole così ingigantite, no? Però senza ci sono, scusa Senaldi, posso dire, ci sono altre televisioni che ha voglia sconti alla Meloni, Rai 1, Rai 2, Rai 3 no, Rete 4 tranne la Berlinguer, Canale 5, Italia 1 ha voglia sconti. Beh, sai, quindi, Rete se c'è la 7 è un pezzetto di Rai 3 che non gli fa sconti, un pezzetto di Rete 4, va bene, adesso non esageriamo. No? Sì, ma voglio dire, va in onda tutti i giorni, a volte anche due volte al giorno, quindi non è che mi sembra... No, però forse Senaldi, ritorno un attimo alla Dacia Maraini, il problema non sono...